La protesta degli agricoltori è arrivata anche al Carnevale di Sciacca. Ieri sera sul palco di Via Liendo una delegazione di manifestanti guidata da Nino Ciaccio ha spiegato le ragioni della mobilitazione che va avanti da settimane e rivolto un appello ai consumatori. Invito tutti i consumatori a fare uso di prodotti nostri, di prodotti controllati, di prodotti che produciamo noi agricoltori siciliani, italiani, perché abbiamo un disciplinare di produzione dove c'è una restrizione dell'uso di pesticidi. Quindi i nostri prodotti rispetto ai prodotti che arrivano di fuori sono naturali, sono genuini. E vi prego di consumare prodotti a chilometro zero, prodotti nelle nostre aziende. Io, per dire, un invito che voglio fare qui all'assessore è di quando si aprono dei centri commerciali tipo le grandi distribuzioni, la GDO, prima di rilasciare la licenza, di farsi dare un'autorizzazione di questi centri di supermercati, grandi supermercati, per avere un angolo per le produzioni locali, tipo il pesce, tipo la carne nostra e tipo i nostri prodotti che coltiviamo noi. Sul palco del Carnevale, accanto ai produttori, anche l'assessore all'agricoltura del comune di Sciacca, Francesco Di Mino, che nei giorni scorsi aveva concordato con la Futuris, società organizzatrice del Carnevale, questo momento di sensibilizzazione. Noi siamo qua per dare un messaggio di sostegno, un messaggio di solidarietà a questi agricoltori che da 12 giorni protestano e da 12 giorni gestiscono un presidio fisso. Credo che le motivazioni che hanno detto qui, poi ce ne sono tante altre, sono motivazioni condivisibili, motivazioni che veramente noi ci teniamo a far capire che stiamo con loro. Siamo con loro perché noi siamo produttori, ma noi siamo anche consumatori finali. Quindi la Sicilia ha tantissime produzioni d'eccellenza, dobbiamo valorizzarle, nel valorizzare dobbiamo valorizzare gli agricoltori che con i loro sacrifici portano i prodotti nella nostra terra. Voglio raccogliere anche qualche altra voce, perché? Perché vedete, sono mestieri antichi, ma sono anche molto giovani, perché ci sono qui dei ragazzi. Sull'agricoltura stiamo puntando tanto, anche e soprattutto io ho studiato all'agrario e sto facendo viticoltura ed enologia come università. Cioè, cercherei di mandare avanti la mia azienda, magari di farla diventare ancora più grande, magari di essere una piccola azienda e diventare più grande. Ma se la comunità europea oppure le politiche nazionali cercano di cioè, non farci migliorare, anzi di farci chiudere, magari mettendo dei pannelli solari nei nostri terreni, perché dobbiamo migliorare o produrre noi da soli l'energia, a questo punto la cosa non va, perché io penso che sì, va bene, dobbiamo essere più sostenibili, ma la sostenibilità è diversa rispetto che trasformare un terreno da produttivo a improduttivo. C'è un detto che dice: vivi bene, mangia sano, compra siciliano o italiano. Questo è il mio invito. Vi invito a tutti a comprare i prodotti nostri. Grazie a tutti. Questo è il Mauro. messaggio che io vi voglio dare questa sera. Agricoltori che saranno presenti anche oggi e domani al Carnevale di Sciacca, assieme al comparto della pesca che si è unito e sostiene la protesta.